Buonasera. Firmati oggi i documenti che sanciscono la fusione tra Banca di Cavole e Sassuolo e Banca Reggiana, che danno vita al Banco Emiliano. Stamattina in Camera di Commercio c'erano i due ex presidenti dei due istituti, Giuseppe Alai di Banca Reggiana e il collega Andrea Margini, che hanno lodato la fusione. Il neonato Banco Emiliano si colloca già tra le più importanti banche di credito cooperativo della regione, con un patrimonio che sfiora i 136 milioni di euro. Successo per la festa del donatore organizzata da Avis Sassuolo, andata in archivio domenica. Dopo il raduno e la messa nel Duomo di San Giorgio, i partecipanti hanno preso parte ad un corteo per le vie del centro, accompagnati dalla banda La Beneficenza. Tra le iniziative anche una gara ciclistica. A seguire le premiazioni ai donatori più attivi e il pranzo sociale. Ancora diversi i volontari al lavoro in città. Nel parco che si affaccia su Viale 20 Settembre, per tutta la mattinata di oggi, erano impegnati alcuni alpini sassolesi, che con tutti gli strumenti del caso hanno provveduto a rimuovere foglie ed erbacce. Passiamo allo sport. Seconda promozione consecutiva per le tenniste dello Sporting Club. La squadra, composta da Federica Severi, Giorgia Guidotti, Susanna Ruini e Chiara Morotti, ha ottenuto il passaggio in Serie C sui campi in terra rossa del Tennis Club Ardinea. Ancora una grande squadra sulla strada del Sassuolo Calcio. Stasera i neroverdi saranno ospiti del Napoli. Indisponibili Terranova, Valeri, Marrone, Gomez e Gazzola. Torna in campo invece, dopo aver scontato 4 turni di squalifica, Domenico Berardi. Per oggi è tutto, arrivederci a domani.